Buongiorno a tutti, eccoci con il mister, partiamo da Vannini. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, ciao sì. Sito, buongiorno Gaetano. Senti, c'è un esempio molto recente di una situazione che abbiamo già vissuto, che è la gara con la Triestina. Quanto potrà essere utile quell'impatto con la folla che già i giocatori sanno ovviamente come prendere, sanno che arriverà tutta questa gente, e anche con un avversario che è nelle stesse condizioni, quindi ti attaccherà, giocherà una partita molto aggressiva, cercherà di rubarti l'inerzia della gara. Ecco, quanto può essere importante quel tipo di precedente e cosa deve fare la squadra per evitare di subire questo tipo di situazione? Niente. Il vantaggio è che già con la Triestina abbiamo provato l'emozione di avere il Barbera tutto pieno. Quanto alla partita, noi bisogna essere bravi a fare le cose come abbiamo fatto a Chiavari. Bisogna fare le stesse cose, avendo poi il pubblico dalla nostra parte, dovremo cercare di dare uno spessore ancora maggiore alla nostra prestazione, perché il fatto che 32-33 mila persone ti spingono questo è un vantaggio non indiscutibile, e quindi ora ci auguriamo in tutti i modi, al di là di quello che possa accadere, che la squadra possa domani sera dare delle soddisfazioni anche dal punto di vista del gioco a questi nostri tifosi, perché l'altra volta con Triestina è stata una partita di sofferenza, però alla fine siamo riusciti a pareggiare e a portare a casa il passaggio del turno. Domani sera speriamo di riuscire a far meglio, però sappiamo che sono avversari di un grande livello, sia la Triestina come l'Entella hanno giocatori bravi, e bisogna cercare di essere bravi a lottare, a soffrire, a non mollare un centimetro, a stare concentrati e pensare che all'andata non abbiamo vinto ma abbiamo perso. Senti, è inevitabile quando si gioca a questi ritmi che qualche giocatore che ha tirato la carretta per molto tempo possa apparire un po' meno brillante. Penso per esempio, non so, a Valente, giocatore importantissimo per tutta la stagione, che magari ogni tanto sembra avvertire la fatica. Tu hai sempre detto che conti su 23, se non titolari, comunque giocatori di cui ti fidi e che possono benissimo essere utili quando vengono messi. Ecco, vedi qualche giocatore che magari può fare solo uno spezzone di partita perché in questo momento è un po' in debito di fiato, oppure punterai essenzialmente sull'esperienza di quelli che già ti hanno dato questi risultati? Come ti ripeto, l'altra sera per esempio Valente non aveva un problema fisico ma aveva un problema familiare, era stata ricoverata la bambina all'ospedale che non respirava, e questo l'ha saputo alle 3 del pomeriggio, e a noi alle 8 e mezzo giocavamo. Valente è stato molto bravo a concentrarsi, a cercare di fare la sua prestazione, e poi non è stato certamente quello della gara di Trieste, però l'apporto di Valente anche in quelle condizioni è un apporto fondamentale per la nostra squadra. Ora non c'è più il tempo di fare delle prove, ora c'è il tempo da stringere i denti, di lottare, di soffrire, e poi noi sappiamo chi sono questi ragazzi, chi sono questi giocatori, come ho detto. Quando ci saranno delle condizioni tali, come è successo a Cardi, che uno non riesce a giocare, chi è in quel ruolo giocherà, come è successo a Buttaro, che sta giocando al posto di Cardi e lo sta facendo benissimo. Grazie. Giardina? Sì, buongiorno mister, mi ricollego proprio a quest'ultimo punto, le condizioni di Cardi è ancora indisponibile o è recuperato per poter tornare in campo per questa partita? No, Cardi è recuperato, però non ha. Fa sempre un lavoro differenziato perché deve cercare di recuperare da questo problema. E quindi, insomma, fa una serie di terapie che lo costringono in questo momento a allenarsi a parte e non con la squadra. Però se ce ne fosse bisogno, Cardi può scendere in campo. Mentre per quanto riguarda la risposta di pubblico, lei già la settimana scorsa l'aveva detto, lei era tornato a Palermo proprio per rivedere questa gente che torna allo stadio.
rivederla ancora, che spinta emozionale vi dà? Già lei è convinto, come tutta la squadra, presumo, di poter arrivare fino alla fine di questi playoff. Avere questa convinzione con 33.000 persone che vi spingono, quanto aiuta? È fondamentale. Io, come gli ripeto, non sono superstizioso, ma lo dico solamente perché per fare il mio mestiere devi avere il coraggio di dire anche delle cose sapendo che a volte non accadono, ma io sento che questa volta accadranno. L'ho sempre detto anche quando potevamo arrivare decimi, avremmo vinto i playoff, siamo arrivati terzi. E sappiamo che domani sera è una partita difficile, è una partita in cui noi dobbiamo stare concentrati perché dobbiamo pensare di aver perso a Chiavari e non di aver vinto. E poi, come ti ripeto, le persone di fede non perdono mai, perché dentro di loro sanno che alla fine saranno premiati. Però se questo non accade vuol dire che non eri pronto, devi ancora soffrire. Però credo e ne sono fermamente convinto che questa volta invece il Palermo è pronto per andare in Serie B. Di Marco. Sì, ciao Silvio. È ovvio aspettarsi, diciamo, un'entella che andrà, non dico all'arrembaggio, ma insomma d'attacco, perché devono rimontare, devono provare a rimontare il risultato dell'andata. Però dal punto di vista tecnico e tattico è molto diversa dalla Triestina. Ecco, da questo punto di vista cosa ti aspetti? Le differenze quali possono essere? Ma che sono due squadre forti, però la Triestina aveva delle soluzioni che ci facevano soffrire. Certamente anche loro non sono una squadra da prendere così sotto gamba, una squadra da stare attenta. Difatti abbiamo lavorato su quegli aspetti che martedì ci potevano far male, stasera li lavoreremo ancora su queste cose. Però sappiamo anche che ci siamo anche noi, che abbiamo voglia di vincere, che abbiamo voglia di passare il turno, che abbiamo voglia di dare una soddisfazione alla nostra gente. Quindi noi lotteremo e se lottiamo credo che saranno problemi anche per gli avversari. E poi un'altra cosa volevo chiederti, tre gol subiti in questi playoff sempre da palla inattiva. Ecco, in questo senso, Silvio, cosa state facendo? Non so se è casuale o serve più attenzione, mettersi meglio. Certamente, bisogna stare più attenzione, posizionarsi in maniera migliore con il corpo, stare molto attenti. Quindi voglio dirti, abbiamo ripassato tutte le situazioni in cui abbiamo preso gol e abbiamo cercato di esaminare quali sono stati i movimenti che ci hanno portato poi a fare un errore e gli avversari a trovare gol. Ci abbiamo lavorato e ci lavoreremo anche oggi. Perché non puoi dire che è solamente una casualità, non c'è mai la casualità, esiste sempre la combinazione, anche se poi può essere casuale che uno scivola, ma in quel momento lì, se tu non lo analizzi professionalmente, vuol dire che non ami il tuo lavoro, vuol dire che lo fai in maniera superficiale, perché ogni situazione da gol che subisci è una situazione che nasce per merito dell'avversario e anche e anche per, non dico demerito, ma anche perché a volte non c'è la giusta attenzione nel fare certe cose. Picarra. Buongiorno mister, buongiorno Buongiorno. Gaetano. Volevo chiederle a proposito di Damiani e Ogier, che si sono resi protagonisti di un'ottima prestazione a Chiavari. Damiani è cresciuto molto dal punto di vista dell'intensità, del dinamismo, quindi non soltanto geometria, ma direi anche interdizione. Da un suo tackle è nata anche la transizione che poi ha portato al calcio di rigore trasformato da Brunoli. Ogier è entrato benissimo, ha dato sostanza, nervo, linearità in mezzo al campo. Lei nella sua testa ha già deciso chi schierare al fianco di De Rose, e in merito anche alle rispettive caratteristiche, cosa possono dare in relazione alla tipologia di partita che avete in mente di fare? Grazie. No, io non ho deciso perché faccio decidere al campo, sarebbe troppo facile decidere. Io decido in base a quello che vedo.
la sensazione che avrò, ma sono sicuro che non sbaglio, perché gioca uno, gioca l'altro, perché come ti ripeto, De Rose è un giocatore, il nostro capitano, ha recuperato perché non è neanche giocato, quindi è più fresco anche rispetto agli altri, quindi lui partirà sicuramente, mentre gli altri due stasera, in base all'allenamento, in base così a quella che è stata la partita anche di andata, cercherò di scegliere uno dei due, ma sicuramente non sbaglio perché stanno andando bene tutti e due, stanno bene tutti e due, e poi diciamo che la gara è lunga e quindi ci sarà bisogno comunque anche di chi non partirà di chi non partirà titolare, ci sarà bisogno poi durante la gara che uno deve entrare. Grazie. Costa. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno. Mister. Ciao, ciao. Ritornando all'ultima considerazione, che indicazione stai ricavando da chi sta giocando di meno? Insomma, negli allenamenti c'è qualcuno che ti sta veramente mettendo in difficoltà? E poi la seconda domanda, tornando al pubblico di Palermo, se non ritieni che questo sia un attestato di stima per Baldini uomo, per Baldini persona, piuttosto che per l'obiettivo che c'è da raggiungere? Boh, in quanto ti ripeto, i giocatori sono tutti impegnati, si danno da fare tutti, oramai sanno che siamo alla parte finale, nessuno di loro si tira più indietro, quindi se c'è bisogno, come ho già detto, posso contare su chiunque di loro. Certamente la gara è fatta di certi equilibri, non è il campionato, è un mini torneo e quindi il valore del risultato è troppo importante, quindi diventa difficile a volte cambiare o provare a provare certe soluzioni. Quindi faccio le cose molto semplici, tranquille, e quindi mi ripeto, se poi uno in campo non è in grado di andare avanti sarà sostituito e sappiamo che chi entra va bene. In quanto che quello che tu mi dici, che la gente riempie lo stadio anche perché mi apprezza come persona, questo mi sembra un regalo troppo grande, non credo di essere così uno che possa portare con il suo essere 32-33 mila persone. Io credo che la gente ti apprezza per quello che sei, quindi una persona semplice, uno che vivi in mezzo a loro, uno che non ti nascondi quando devi dire in faccia a quello che pensi, quindi non fai il lecchino, è quello che apprezzano i palermitani. E dall'altro punto di vista credo che l'amore per la maglia rosanera è talmente grande, in questo caso ci sono io, ma se ci fosse anche un altro allenatore lo stadio si riempirebbe ugualmente, perché c'è questo amore proprio viscerale fra la città e la squadra, è una cosa che ci ha fino da bambini, gli entra nel sangue, e quindi il tifo credo che sia soprattutto per il Palermo, e magari a tanti tifosi gli fa anche piacere vedere che c'è un allenatore che è uno di loro, è uno che gli piace vivere in mezzo a loro. Grazie. Murgia. Sì, buongiorno Baldini. Buongiorno. Volpe ha dichiarato che la vittoria del Palermo all'andata è stata immeritata. Lei cosa ne pensa? Grazie. Non ho capito. La vittoria? Ha dichiarato Volpe che la vittoria del Palermo dell'andata è stata immeritata, che l'Entella non meritava di perdere. Lei cosa ne pensa? Grazie. Ma non mi interessa. Non mi interessa. Va bene, ognuno può esprimere il proprio parere. Non credo che bisogna creare delle polemiche o cercare di dire cose. Uno esprime il suo parere, l'ha espresso, non penso che abbia offeso nessuno. Dal suo punto di vista l'ha vista in questo modo, è giusto che la vede così e dica quello che è giusto dire. Non credo che abbia offeso nessuno. Lupo. Buongiorno mister, buongiorno Gaetano. Mister, una domanda soltanto: quanto sarà importante domani l'approccio alla gara? Lei ha sempre sottolineato l'importanza della mentalità e dell'idea propria che deve avere la squadra indipendentemente dall'avversario e dal risultato ovviamente dell'andata, anche per evitare magari un po' di sofferenza come si è visto nelle prime battute contro la Triestina. Grazie.
Niente, domani credo che il ghiaccio sia rotto, che i ragazzi sanno cosa si aspettano, sanno cosa vuol dire il pubblico. Però i ragazzi si devono concentrare sulle cose che portano la partita su un binario a noi più congeniale, quindi devono stare concentrati su quelle cose lì. E poi c'è da lottare, c'è da soffrire, c'è da far tutto quello che c'è da fare. Bisogna portare a casa questa qualificazione, perché, ti ripeto, il nostro obiettivo oramai è vincere, e credo che questo sia l'anno giusto. E non molliamo di un centimetro, soprattutto cerchiamo di essere sereni, perché, come ti ripeto, se avere del nervosismo che non ci possa aiutare è da sciocchi. Quindi noi dobbiamo stare sereni, ma con una ferocia dentro di noi, perché sappiamo che c'è 32-33 mila persone che sono lì, che ci spingono, e bisogna dargli anche delle soddisfazioni. Apprendi. Buongiorno mister, buongiorno Gaetano, buongiorno a tutti. Volevo chiederle due cose. Intanto, quanto può incidere il fatto che Feralpi Sarò e Reggiana giocheranno stasera, quindi con un giorno di anticipo rispetto a voi? Fuori da ogni diplomazia, chi preferireste tra le due? Grazie. No, guarda, proprio sono cose che non mi interessano, non c'è questione di diplomazia. Chiunque vince vuol dire, chi passerà il turno vuol dire che se lo merita. Il fatto di avere un giorno più di riposo, anche se sono particolari che in questo momento potrebbero contare, è normale, perché domani c'è Milan-Sassuolo e quindi la partita non può essere giocata domani, ed è giusto che l'abbiano anticipata ad oggi. Quindi noi, chiunque capita, bisogna essere noi. Non. Perché se io pensassi che è meglio una squadra, no? In questo caso diciamo il Feralpi Salò è meglio della Reggiana, vuol dire che noi abbiamo già perso. Perché non siamo noi in grado di dire che siamo più bravi degli altri. Noi siamo in grado di affrontare qualsiasi avversario, e ogni avversario che l'affrontiamo bisogna affrontarlo con le nostre armi, con quello che abbiamo preparato durante questi 6 mesi. Quindi o l'uno o l'altro non mi interessa, perché se pensassi una vuol dire che ho già perso. Aiello, a chiudere. Sì, buongiorno mister, buongiorno Gaetano, buongiorno ai colleghi. Io volevo chiederle una cosa. È diventato virale il suo sfogo nel post partita contro la Triestina, la TV diciamo che segue la Serie C. Quindi la domanda è: lei, non come allenatore, non come professionista, ma come uomo, come ha detto lei, uomo della gente, uomo tra la gente, come vive questa partita e come vive, che emozioni prova davanti a uno stadio pieno, tutto esaurito, per una gara, comunque per un playout di Serie C che ha la sua importanza, ma che comunque ha riempito lo stadio dopo tantissimi anni di praticamente quasi desolazione. Grazie. Come la vive un tifoso? La vivo in maniera così, che molto, mi sento molto elettrico, molto elettrizzante dentro di me, sento questa energia, sento questa voglia di fare, questa voglia di che arrivi la partita per cercare di togliersi questo pensiero. Quindi però io, che la sento come un tifoso, non sono un tifoso, devo cercare di mantenere una certa lucidità, perché se voglio aiutare i giocatori, che non è facile, perché tante volte l'allenatore sbaglia, invece di aiutarli li mette in difficoltà, e quindi sbagliare il meno possibile vuol dire già dare una mano. Quindi io devo rimanere molto lucido per sbagliare il meno possibile, perché il calcio, i miei dirigenti mi dicono, il calcio è una cosa semplice ma per persone intelligenti. Quindi sarà anche semplice, ma per essere intelligenti bisogna essere lucidi, bisogna essere attenti e vivere già la gara di andata, quello che è successo, e cercare domani sera, quando si scende in campo, siccome è il prosieguo di quella gara, di portare lì le stesse situazioni, di portare le stesse emozioni, in maniera di essere già pronto a quello che accadrà.